Ah, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica, bentrovati, benvenuti. Questa domenica 16 dicembre 2018, qua su sportwebradio.it, la radio dove si parla di calcio e non solo, ma di calcio a 360 gradi e parlando un po' di tutti i termini. Io sono Maurizio Carozzini, molti di voi già mi conoscono, sono un talent scout, esperto di tecnica individuale, di tattica, e così faccio questa radio. Praticamente, ragazzi, mi presento un po' ai nuovi ascoltatori perché ho notato nei giorni scorsi che abbiamo sempre nuovi ascoltatori. Io faccio praticamente radio dalla macchina. Ovvero, in casa ho due bambini piccolini, c'ho un maschietto di 6 anni e una femminuccia di 2, e non mi è possibile fare radio pressoché a casa, perché con i bambini diventa improponibile per il fatto che poi si metterebbero a urlare o domandarti cose, eccetera. E quindi non mi è possibile farla né a casa né tantomeno live. Quindi l'unica possibilità che avevo di fare radio è farla nella macchina. In pratica io tutte le mattine mi alzo a un certo orario molto presto, perché mi piace alzarmi presto, salgo nella macchina e mi faccio una passeggiatina qua nei dintorni della zona dove abito. Io abito in Baviera, Bassa Baviera, al confine con l'Austria, nella regione del Chiemgau, dove c'è un lago enorme che si chiama Chiemsee, una regione turistica. E faccio questo girettino, insomma, nei paesini qua, la notte, la mattina molto presto, così. In questo modo, anche perché se mi mettessi in macchina fermo e mi metterei a parlare, a fare radio, sembrerei un matto, no? Un matto scatenato se parla da solo. Invece camminando, diciamo che la cosa ti appare un po' meno negli occhi. Il tempo qua, appunto, nella bassa Baviera, com'è? Fa molto freddo oggi. Tempo buono, per carità, tempo buono, cielo stellato, un pochino di nuvole, ma poca poca. Il tempo è buonissimo, soltanto che fa molto molto freddo. In questo momento di fuori ci sono meno 7 gradi, meno 7. Ma una volta che la macchina si scalda, come diceva quella canzone di Luciano Ligabue, macchina calda, quando la macchina si scalda si sta benissimo anche dentro la macchina, non vi preoccupate, non è un problema. Oh ragazzi, prima di andare ai nostri argomenti calcistici, ieri c'è stato questo sabato di campionato. Ormai si può chiamare sabato di campionato, visto che ci sono dalle 2 alle 3 partite ogni sabato, quindi anticipi come vengono chiamati. Io, scusatemi, ma devo dire una cosa molto molto importante e molto seria, è molto seria. Come sapete, io ho partecipato anni in pianta stabile con romagiallorossa.it presso la radio di Marco Violi. E di tanto in tanto ho partecipato anche al suo canale YouTube, facendo anche qualche video, no? Relativo alla Roma. Sono tifoso della Roma, no, chiaramente, e in pratica questa passione per la radio a me è iniziata così, è iniziata grazie a Marco Violi. Ho cominciato a telefonare anni fa, così, tanto per sfogarmi, per parlare di calcio, e data la mia. Chiaramente, no? La mia competenza, la mia educazione. Marco mi ha proposto di partecipare in radio, è stato un amore a prima vista tra me e la radio, in pratica, ed è una cosa che ho deciso dopo anni di aprire un canale per conto mio qua su Speaker, perché proprio perché ho questa passione, adoro fare radio, sono ben contento. Nel frattempo ho continuato e continuo ancora tutt'oggi a partecipare appunto per la radio di Marco Violi, romagiallorossa.it, con il quale mi sento proprio parte chiamata in causa, mi sento a casa, insomma, con Marco, mi sento privatamente, siamo grandi amici, eccetera. Marco nel frattempo non ha fatto soltanto crescere la radio, ma ha fatto crescere anche YouTube, si è creato un canale di YouTube a nome suo ed è diventato un po' a far parte di YouTuber. E la stessa cosa ogni tanto, ripeto, faccio anch'io, solo che c'è un po' una differenza, che a me mi piace più fare appunto radio, anche perché in casa potete immaginarvi con i bambini fare un video non è molto semplice, non è molto semplice.
spesso ho dovuto stoppare i video e ricominciarli proprio perché i bambini magari mi disturbavano e ho dovuto farli proprio a serata tardiva, a serata molto tardi, passandoli a Marco, il quale poi li montava e montava sulla regia e quant'altro. Con il tempo Marco è stato talmente bravo, talmente la sua capacità di fare informazione, di fare un'informazione corretta, di dire le cose come stanno, forse magari un po' troppo edulcorato, un po' con troppa passione, a volte, come si dice a Roma, gli parte a brocca, magari no, magari forse esagera un po' con i toni, un po' con le parole, ma non c'è mai nulla di cattivo. Questo è il comportamento e il carattere di Marco che lo rende una persona unica nel suo genere, ma una persona sicuramente da rispettare e da voler bene, perché è una persona schietta, genuina. Oggi non è facile trovarla, soprattutto nell'ambiente dell'informazione. Cosa succede? Succede che tramite una legge assurda fatta da Facebook, dalla comunità europea, in pratica stanno cercando di mettere un bavaglio, di bloccare l'internet, e si sta cominciando appunto da YouTube. Ovvero, in pratica, la situazione è questa qua, ragazzi: chi è iscritto a YouTube gli arriva sempre la notifica, ok? Per avere la notifica, chiaramente tu, come canale, una volta che tu ti iscrivi, devi dare il tuo indirizzo email. In teoria questo basterebbe come autorizzazione, visto che tu in realtà ti iscrivi. Invece che cosa chiedono? Chiedono alla comunità europea che tu faccia un'altra ulteriore conferma, sia dell'iscrizione sia chiaramente l'utilizzo di poter usare appunto il tuo indirizzo email con il tentativo, cioè con lo scopo ultimo di mandarti in realtà le notifiche di quando poi arriveranno, no, nuovi video eccetera. Con questo meccanismo in pratica si sono tolti tantissimi iscritti, ovvero YouTube ha cominciato a fare una selezione tra, non so, coloro che hanno guardato meno video di un altro, allora fanno risultare in pratica che tu hai molto meno iscritti, e per alcuni canali, diciamo noi più importanti, che hanno migliaia, decine di migliaia di iscritti, perderne, non so, chi ha 100.000 iscritti, perderne 2 o 3.000 non è la fine del mondo. Quello che però risulta incomprensibile è che la radio, cioè il canale di Marco Violi, praticamente ha perso il 90% esatto, stranamente, degli utenti, degli iscritti. 90%. È questo che non si riesce a capire. Come mai così tanti a confronto di altri canali in cui hanno perso il 10, il 20%, ma non il 90%. Il 90% è un'enormità. Al punto che Marco chiaramente ieri non solo si è sentito male, ma ha deciso, a questo punto, secondo me giustamente, no, anche per protesta eccetera, di chiudere il suo canale di YouTube. Perché? Perché effettivamente con queste premesse non ha senso averlo. Non ha senso averlo. Che senso ha avere un canale dove devi ricominciare di nuovo da capo? Tra l'altro è arrivato vicino alle 4.000 ore. Era arrivato, aveva più di 3.300 rotti iscritti, all'improvviso te ne trovi 300. Veramente io non voglio andare a pensare a male fino a quel punto, però ragazzi, se uno ha certe idee, e noi sappiamo che se tu le tue idee relative ad una squadra di calcio sono, se vogliamo, in contrasto con il volere della società, e poi stranamente ti ritrovi questo problema dopo anni, a parte chiaramente attacchi e roba, tutto, queste sono altre cose che non entro nel merito, però a me mi sembra un messaggio da parte, cioè ragazzi, dobbiamo renderci conto che purtroppo anche nella comunicazione dell'internet sta cambiando qualcosa, stanno mettendo un bavaglio effettivamente all'internet. Con la scusa del terrorismo, con la scusa che vengano aperti giustamente anche tante cose su Facebook, addirittura si sono visti dei corsi accelerati per costruirsi bombe in casa, cose del genere, quindi mi trovo pienamente d'accordo, però purtroppo a tutto c'è un limite. Se tu, se,
con questa scusa del terrorismo tu non puoi prendere a questo punto, bloccare tutta l'informazione. Cioè adesso a un certo momento uno fa una radio libera, ecco, un canale su YouTube, fa un video contro magari l'operato di un presidente, di un dirigente, perché magari giustamente oggetto di critica, perché magari come in questo momento, no, presidente e dirigente della Roma stanno palesemente sbagliando, non ti senti in tranquillità di poterlo fare perché potresti essere soggetto a che cosa? A delle chiusure o a delle restrizioni. Beh, inutile dirvi che lo trovo una vergogna. Questo io trovo una vergogna, lo trovo. Vedete, non è il mio caso, non lo sarà, non potrà esserlo il mio caso, perché questa radio nasce per passione, non nasce per scopri di lucro, ecco, mi veniva la parola, scusate. E quindi io lo faccio esclusivamente per passione, ho deciso di mettere questa mia conoscenza a livelli calcistici, no, di alto livello, metterla un po' a disposizione di tutti, ai fini poi di imparare, di creare una comunità di persone che amano il calcio e che amano capirci anche un po' di più, parlando molto molto più di tattiche, di campo giocato, che non invece di altri argomenti. La radio, non avendo scopo di lucro, quindi non sono soggetto a minacce e cose simili, quindi il mio caso non è sicuramente, però io parlo proprio a nome non solo di Marco Violi, che chiaramente oltre che essere stato il mio mentore, il mio direttore sull'ambito della comunicazione e delle radio, è anche il mio grande amico. Io lo trovo questa una vergogna incredibile. Tra l'altro poi Marco è una persona appunto molto passionale, lui ci sta male, ieri è stato molto male per quello che è successo, dover chiudere un canale dove tu ci lavori per anni, dove arrivi lì vicino, lì e lì, per arrivare a ottenere finalmente qualcosa di importante, fare quello step, quel salto, quel gradino in più, e poi ti trovi tutto quanto così bloccato, tagliato in due da poteri che neanche tu capisci il motivo. Io, ragazzi, è una vergogna assoluta. Questa è una cosa che volevo dire, volevo anche proprio parlarne, perché ragazzi, sull'internet veramente sta cambiando qualcosa. Questi sono tempi in cui cambierà qualcosa, il mondo dell'internet e della comunicazione verrà completamente stravolto. Facciamo attenzione, perché ci aspetteranno anni molto molto diversi, anni molto molto diversi. Detto questo, possiamo cominciare la nostra trasmissione. Passate a scrivere da sola, 20 minuti su una pagina, e proprio non ti puoi soffrire. Ciao, ciao Domenica. Oh, allora ragazzi, allora, che è successo ieri? Beh, è successo che Inter e Juve, con il minimo sforzo, i minimalisti, hanno portato a casa le loro rispettive partite e portato a casa 3 punti. Buono, chiuso, finito. Questo è tutto quello che c'è da dire. No, chiaramente. E c'è da dire tanto. Innanzitutto io vi invito chiaramente a ascoltare la trasmissione che esce fuori ogni lunedì, che si intitola Che dicono i tifosi, una trasmissione fatta e ideata da me, dove ognuno di voi può dire la vostra. Noi abbiamo un piccolo staff di persone, anche se a livello amatoriale, ma che conoscono il calcio e ci capiscono molto di calcio, e abbiamo un esperto praticamente per squadra. Per quanto riguarda Marco Mari è il nostro esperto dell'Inter, Adriano Canonici, esperto del Milan, Mirko Terenzi, esperto della Juventus, e Luigi Credentino, esperto del Napoli, e chiaramente, qualora vuole ancora partecipare, Marco Violi, esperto della Roma. In realtà ci manca un laziale, ci mancherebbe un tifoso della Lazio che così ha voglia di parlare, e io invito a contattarci qualora siete tifosi della Lazio e volete così esaminare, analizzare le partite, parlare della vostra Lazio direttamente nella trasmissione, non c'è problema, avete tutto lo spazio che volete, ok? Ora, cosa è successo ieri? È successo che l'Inter, facendo un enorme sforzo, perché la partita è stata veramente bella e avvincente e anche molto rischiosa da parte dell'Inter,
perché ieri l'Inter ha rischiato l'osso del collo. Veniva da una serie di circostanze abbastanza insolite. Anche lo scorso anno ci arrivava contro la partita dell'Udinese prima in classifica, giocavano in casa, era a dicembre e avevano appena sorpassato il Napoli in classifica. E che succede? Che l'Inter perde lo scorso anno, l'Inter perde e da lì comincia la sua, il suo momento grigio, un momento giù, dove comincia praticamente a perdere colpi, l'Inter va in crisi. Ieri invece non è successo. Perché non è successo? Non è successo perché a differenza dello scorso anno ci sono dei giocatori in più, giocatori di esperienza, giocatori di carattere e di personalità, su tutti Icardi, che non l'hanno consentito. Perché ieri l'Inter, da che se ne dica, non ho considerato, è vero che non ha fatto vedere trame di gioco importanti, è vero che ci sono molti giocatori giù di tono come Brozovic, come Perisic, e altri giocatori che fanno veramente fatica a giocare a quei livelli, ormai dovuto più che altro all'età, come Borja Valero, che è stato importante facendo una buona prestazione nel primo tempo, poi chiaramente si è spento completamente durante la partita, e ripeto, tutto comprensibile. Da che ne se ne dica, ieri l'Inter però ha fatto una signora partita, perché il momento era difficile, dopo un momento difficile, e il suo allenatore, che noi lo conosciamo bene, signor Spalletti, a Roma soprattutto lo conoscono, adesso penso che cominciano a imparare anche a Milano, sanno benissimo che quando Spalletti comincia ad entrare nell'ottica delle critiche, magari critiche che si merita, perché per esempio per quanto riguarda l'eliminazione della Champions League, una buona colpa è la sua e noi qua su questi microfoni l'abbiamo detto, o meglio l'ho detto, che Spalletti ha forti responsabilità per quello che è successo appunto martedì, però il momento era difficile, quindi l'allenatore che è un po' così, cominciano a uscire delle dichiarazioni veramente incredibili, cambi in società pazzeschi con l'arrivo di Marotta, che a questo punto io penso che se Spalletti riuscirà ad arrivare a fine stagione già molto, perché poi a fine stagione sicuramente le due strade si divideranno, perché sappiamo che ci sono vecchie ruggini tra Spalletti e Marotta, sappiamo che tra l'altro poi le parole anche di Marotta quando ha parlato che l'allenatore deve essere sostenuto, insomma c'era veramente tanta maretta poi provocata anche proprio tra organi di potere appena arrivati, quindi tutta una situazione, un calderone enorme che fa l'Inter fa una signora partita, soffre e alla fine viene premiata da che cosa? Dal VAR, viene premiata ancora una volta dall'utilizzo del VAR, che questa volta è stato corretto, tardivo ma corretto, e che ha fatto mettere a posto una partita che per l'Inter si stava veramente incanalando verso un risultato a reti bianche che l'avrebbe veramente cacciata a questo punto in una crisi, in effetti, perché l'Inter nelle ultime 7 partite in pratica aveva vinto soltanto col Frosinone, troppo poco, decisamente troppo poco. È vero che aveva affrontato avversari importanti, tutto quello che volete, è anche vero però che non si può una squadra come l'Inter avere un lungo periodo così, 7 partite, una vittoria, effettivamente a tutti gli effetti troppo poco. Grazie al VAR, diciamo, cioè grazie al VAR, perché poi l'episodio decisivo è stato un rigore, però l'Inter l'aveva meritata sul campo la partita, attenzione, perché poi noi dobbiamo sempre fare questa considerazione. Allora c'è la prestazione che è una cosa e poi l'episodio o il risultato che è un'altra, e spesso e volentieri sono due cose che sono diverse, non sempre vanno a braccetto. Però è anche vero che in fin dei conti l'episodio decisivo, che tra l'altro arriva più o meno a 20 minuti dalla fine, è di un calcio di rigore, e tu poi dopo non lo sai se poi l'Inter alla fine sarebbe riuscita a far gol o meno. Fatto sta che l'Inter ha usufruito di un calcio di rigore, ripeto, meritato, concesso dal VAR, concesso per l'ennesimo fallo di mano dentro l'area di rigore, segno che c'è stata sicuramente una direzione, una impostazione, un'imposizione da sopra, probabilmente dallo stesso Rosetti o da Nicchi, insomma da chi
da chi parla con gli arbitri, di dire che i falli di mano dentro l'area di rigore vengono più o meno tutti quanti esaminati, perché ogni volta che c'è il minimo dubbio di un fallo di mano dentro l'area di rigore si va al VAR, e il più delle volte in effetti ci rendiamo conto che sono rigori, cosa che prima del VAR praticamente non erano sviste, erano tutte quante sviste, perché chiaramente non è facile. Dov'è che ci può essere un po' di polemica? La polemica chiaramente c'è, perché sono passati ben 37 secondi fino a quando l'arbitro decide di fermare il gioco, quindi richiamato dall'assistente VAR che ha guardato il monitor, gli ha indicato, gli ha consigliato di andare a vedere l'episodio, l'arbitro è andato a vedere l'episodio e ha consentito il rigore. Ecco, dov'è il problema? Il problema, diciamo, che 37 secondi nel calcio sono un'enormità, perché poniamo il caso che se in quei 37 secondi l'Udinese avesse fatto una ripartenza, che poi tra l'altro ha fatto in fin dei conti in realtà, e ha messo anche in difficoltà il portiere dell'Inter, Handanovic, ecco, poniamo il caso che paradossalmente magari avessero fatto gol, dopodiché dal regolamento avrebbero dovuto annullare quel gol e andare a esaminare l'episodio di 30 secondi prima, appunto, del calcio di rigore. Ecco, in questo caso sono troppi, sono assolutamente troppi secondi. Capisco che magari gli episodi possono essere difficili da vedere, da prendere delle decisioni, ma 37 secondi per richiamare l'attenzione dell'arbitro sono sicuramente troppi. Il problema è che questo VAR viene usato a singhiozzi, viene usato una volta sì e una volta no, e spesso le squadre, vedete come nel caso della Roma e dell'Inter, si lamentano proprio di questo, si lamentano del fatto che dice quantomeno vattela a vedere. E qua per esempio mi riferisco all'episodio di Zaza e Alessandro nel derby di Torino, che a mio giudizio non era calcio di rigore, però giustamente uno come Mazzari si lamenta e dice: perché non sei andato a vederlo? Almeno lo vai a vedere e ti rendi conto del tipo di episodio, di fallo che c'era, e dopodiché prenderai la tua decisione. Dopodiché automaticamente noi da allenatori, no? Così dice Mazzari, insomma, da calciatori dobbiamo accettare la decisione dell'arbitro, però quantomeno avere lo scrupolo di andarla a vedere. Su questo mi trovo d'accordo, però dopo viene un altro problema in più, ragazzi, ovvero che facciamo? Cominciamo a fermare ogni volta l'azione perché ci può essere un episodio da calcio di rigore? Dopodiché le partite durano veramente troppo tempo. Così a questo punto non c'è altra soluzione che non si possono fare dei compromessi, ragazzi, non si può stare a metà strada. Quindi l'uso del VAR c'è, però lo usi soltanto così per chiare errore dell'arbitro e quant'altro. No, il VAR deve intervenire ogni qualvolta che c'è un episodio, ogni volta che c'è qualcosa. Ma io vi dirò di più, se l'arbitro concede un calcio d'angolo perché ha visto che c'è stato un tocco del difensore e del calcio d'angolo, e la VAR si rende conto che non lo è, immediatamente l'arbitro della VAR deve intervenire immediatamente e dire: no, non è calcio d'angolo. Per poter far questo è chiaro che bisogna arrivare al gioco effettivo, non c'è altra soluzione. In questo modo poi si evitano anche, non so, i primi tempi come quello di Torino di ieri, in cui in pratica si sarà giocato se erano 20 minuti in un tempo di 45, perché è stato c'è un infortunio come quello che ha avuto Sirugu, che chiaramente noi salutiamo e gli facciamo i migliori auguri di non essersi infortunato troppo a lungo. Ricordiamo anche il portierone della nazionale, nel giro della nazionale, è logico che ci perde molto tempo. Quello dopo qualcuno dirà: capito, però il gioco effettivo è l'uso della VAR, i contatti vengono bidirezionati, guardati in ogni minimo dettaglio, questo non è più calcio, o meglio non è più il calcio che conoscevamo. Ma perché? Perché il calcio nel frattempo è completamente cambiato. Noi dobbiamo renderci conto che quello che è cambiato non è soltanto le regole o non so, il pubblico o la tecnologia,
perché il paradosso più grande del non avere la VAR è proprio questa, che tu in tempo reale sai che l'arbitro ha fatto un errore, lo sa tutto il mondo, tutto lo stadio, tranne lui, l'arbitro stesso, perché non ha possibilità di rivederlo. In più, i ritmi oggi di gioco sono completamente diversi da quelli di prima. Oggi si gioca un calcio che veramente sembra, paradossalmente sembra quasi rugby, con il controllo del campo, con il controllo degli spazi da attaccare, degli spazi da difendere. E soprattutto serve tanta tanta dinamicità, tanto agonismo e tanta corsa. Il calcio sembra veramente diventato una sorta di rugby, tant'è vero che si richiedono e si cercano giocatori strettamente fisici e rapidi, che non magari di tecnica. Per me è un errore incredibile, un errore enorme, perché poi i giocatori che ti risolvono di fatto le partite, quelle soprattutto magari quelle più complicate, sono i giocatori di classe, i giocatori che hanno il talento, no? Ecco, per esempio, queste sono le cose più importanti che c'è da dire. Era necessario, ragazzi, fare questo approfondimento proprio sulla VAR e sul gioco del calcio che sta letteralmente cambiando. Vedete che nei prossimi anni queste rivoluzioni, purtroppo per noi, o meglio per noi, dipende dai punti di vista, a mio giudizio in meglio, sono necessarie. Il gioco effettivo nel calcio sarà purtroppo necessario, non ci saranno altre vie d'uscita. Poi le partite dureranno molto di più, e vabbè, dureranno qualche minuto in più, ragazzi, su. Se invece di durare 90 minuti, 95 minuti, ne durano 105 o anche 115, tra tutto l'insieme, alla fine dei conti, ma che ci frega? L'importante è vedere un risultato che rispecchia più o meno l'andamento della partita. Una squadra che ha meritato di vincere, ha meritato di vincere, poi magari vince l'altra perché l'arbitro ha una svista e sbaglia. Ecco, questo con i milioni che girano oggi come oggi è diventato inaccettabile, questa è la verità. E vabbè, ragazzi, dai, abbiamo fatto un bella mezz'oretta di trasmissione, fatta un po' così, parlando un po' di argomenti un po' fuori, ecco, dal calcio giocato. Diciamo semplicemente che ieri l'Inter ha fatto il suo e che a mio giudizio ha vinto una partita che era molto molto delicata e che la poteva a tutti gli effetti mandare in crisi. Questo non è successo, tutto bene, merito a mio giudizio di quei giocatori che hanno quella personalità, hanno quel carattere necessario per poter uscire fuori da queste situazioni, e merito chiaramente del suo capitano Mauro Icardi, che addirittura in una situazione simile ha avuto persino la faccia tosta, pensate, di mettersi lì e di fare un pallonetto, di fare il cucchiaio, pensate un po'. Se dopo che si era mangiato un gol clamoroso qualche minuto prima, la partita è 0-0, che succede? Magari hai il calcio di rigore, lo tiri in quel modo e ti viene parato, beh, io penso che lo linciavano. Linciavano a Morito. Però dai, bisogna dire la verità, insomma, i giocatori di personalità sono così. Sono così, giustamente, altrimenti non si spiegherebbero perché ci sono campioni più importanti di altri. Va bene, dai, ci andiamo ad ascoltare una bella canzone. Allora, io vi propongo una canzone dei Meccano, dedicata, questa canzone è dedicata a uno dei più grandi talenti della pittura. La canzone si chiama Dalì, eh? Allora, vi propongo questa canzone, una canzone un po' melodica, domenica mattina, magari forse un po' poco indicata. Però insomma, ascoltiamoci questo pezzo inedito, ok? A più tardi, dove dopo andremo a parlare sicuramente del derby di Torino. Tejidos. El
él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. De un genio salvador. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti, que andamos justos de genios, de un genio. Surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos aspectos con bayonetas y con tetas, y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, ragazzi, rientriamo. Piaciuto? Strano questo pezzo di Maccano, eh? Io lo trovo un gruppo molto molto interessante, gruppo spagnolo, come sappiamo, molto interessante.
Allora, il derby di Torino, mamma mia, allora, c'è tanto, così tanto da dire, perché beh, sinceramente la partita mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tantissimo il Torino, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Purtroppo pecca di un po' di qualità, soprattutto in avanti, a quei livelli purtroppo quando tu però ha fatto una partita veramente bella, bella. Degna proprio del Torino, degno della sua maglia. I giocatori hanno dato il massimo. E poi tra l'altro le squadre di Mazzarri sono così, ti fanno giocare male. Giocano, ti fanno un gioco atto perché tu giochi male. E questa la trovo una cosa, al di là di tutto, una capacità, una grande capacità da parte di un allenatore, che in fin dei conti decide di giocare. Opta sempre per questo modulo, no? Questo 3-5-2, anche se io ho visto spesso la difesa 4 ieri, sinceramente in difesa, ai fini proprio di Mazzarri aveva l'enorme paura giustificata di andare in difficoltà soprattutto sugli esterni, soprattutto dal lato chiaramente di Cristiano Ronaldo, insomma. E quindi cosa ha fatto? Ci ha messo due marcatori e sono sempre andati sul raddoppio di sia il centrale che magari usciva per andare appunto a prendere Cristiano Ronaldo insieme diciamo al terzino, soprattutto dalla parte destra del campo, perché poi Ronaldo gioca, vai che spazia su tutto il fronte d'attacco, però insomma fondamentalmente tende a giocare a sinistra, no? Come sappiamo, per cui è chiaro che tutto il gioco, molto del gioco si svolge proprio da lì, insomma. E poi chiaramente si è messo molto sulle linee di passaggio, un centrocampo folto che faceva in modo di essere spesso in superiorità numerica, soprattutto sui portatori di palla, aggrediva anche nelle fasi centrali del campo e quando prendeva il pallone era subito pronto a verticalizzare alle due punte davanti che logicamente hanno creato fastidi, grossi fastidi alla Juventus, perché sia Zaza che Belotti sono andati spesso alla conclusione. Un particolare, ragazzi, ho notato che giustamente vedete la capacità anche, no? Di Massimiliano Allegri di gestire il gruppo. Insomma, ieri una partita così importante lui decide di far giocare Perin. Io questo lo trovo un bel gesto da parte di Massimiliano Allegri. Sono pienamente d'accordo e tra l'altro poi Perin è vero che è stato poco chiamato in causa, però insomma ha fatto la sua partita e ha proposto, insomma è guarito, il ragazzo è guarito dall'infortunio al ginocchio e si vede che sta maturando, insomma sta maturando molto. E quindi alla fine il Torino è riuscito, poi soprattutto nel primo tempo, a imbrigliare la Juve, a non farla giocare per niente. Si è visto anche tra l'altro un Cristiano Ronaldo un po' sottotono, diciamo per i suoi livelli standard. E è probabile forse che piano piano anche Superman come lui cominciano a sentire un po' di stanchezza. Giocare ogni 3 giorni dall'inizio della stagione non è una cosa da tutti, eh? Non è una cosa da tutti, anzi, per cui probabilmente ha bisogno anche lui di una giornata di una partita di riposo. Poi nel secondo tempo il Torino ha giocato ancora meglio, ha alzato ancora di più i ritmi, si è portato in avanti, ha cominciato a prendere coraggio. Dall'altra parte aveva una Juve molto sorniona, una Juve anche svogliata se vogliamo. Sì, l'ha messa sul punto di vista fisico, ok, ha accettato il confronto, ha accettato diciamo, il duello, la battaglia, l'ha accettata, però è anche vero che ha prodotto poco, ha prodotto molto 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 poco. Poi vedete com'è. Menona diceva, Menona dice, lo diceva, l'acqua no, perlomeno l'acqua va sempre al mare. Cosa vuol dire questo? Che alle volte anche gli episodi più fortunati, gli episodi più strani, quasi quasi la buona sorte, no? Li va a premiare alle grandi squadre, perché la partita era incanalata pressoché, sembrava che dovesse arrivare uno sciapo. Un insipido 0-0 da parte della Juventus che avrebbe sicuramente premiato Torino per quello che aveva fatto durante il campo, poi vedi fai un errore, fai una leggerezza, quella bestia di Mandzukic ci crede sempre perché è un giocatore talmente straordinario questo ragazzo che ormai non riesco a trovare più gli aggettivi, perché a volte può essere pure antipatico, può essere pure fuori dal gioco, può essere pure
come dire, anche sgraziato, perché non ha grande tecnica, ma insomma questo ragazzo però fa gol a tutte le partite decisive, cioè lui riesce a essere nelle partite più importanti l'uomo partita. Pensate un po', e questa è una grandissima, grandissima qualità che lo rende un attaccante veramente speciale. Insomma, crede su questa palla, questa leggerezza di Zaza, si procura un rigore, tra l'altro nettissimo, chiaramente, con cui la Juventus vince la partita. Insomma, alla fine dei conti, Inter e Juve vincono con due calci di rigore, seppure netti, seppure che ci stavano, però con due calci di rigore, tra l'altro arrivati pressoché più o meno allo stesso minutaggio, per così dire. Certo che però gli avversari erano ben diversi, il momento delle due squadre era chiaramente molto diverso e anche il minutaggio era sicuramente ben diverso. Alla fine è meritata la vittoria della Juventus? A mio giudizio no, il risultato sta stretto a Torino, il Torino meritava sicuramente di più perché, per quello che ha messo in campo, non solo perché ha sudato di più, ha messo più grinta e quant'altro, ma perché è stata la squadra che ci ha creduto di più. La Juventus mi ha dato come l'impressione che ormai gioca di sufficienza, gioca nel campionato italiano, consapevole che tanto prima o poi il gol per un modo o un altro arriva tramite una giocata di Ronaldo o di Mandzukic. Una volta dopodiché che fai vantaggio, è una Juve che pensa al concreto, sa che deve arrivare a fine stagione, sa che vuole conquistare tutto, quindi è giusto consumare, non consumare troppo l'energia in questa fase. Forse sono anche cose che mi possono anche trovare d'accordo, però ragazzi, con quel potenziale che c'ha Massimiliano Allegri, la Juve potrebbe giocare anche un po' meglio, potrebbe giocare con un pochino più di intensità, potremmo vedere qualche trama di gioco più interessante, qualche triangolazione in più, soprattutto al centrocampo, non solo in avanti. È una Juve che ormai la vedo talmente che specula proprio sul risultato, talmente più forte delle altre che gioca sempre col minimo, così insomma. E poi ecco, ieri il Torino ha impostato la partita sulla parte fisica, ok, la Juve ha risposto della parte fisica, consapevole che magari davanti c'è giocatori che sono anche molto fisici, quindi è una squadra talmente superiore alle altre che questa la sua superiorità la fa vedere in una maniera, se vogliamo, troppo sfacciata, seppure chiaramente ti dà l'impressione di rispettare l'avversario e di temere l'avversario, e quindi magari su questo posso essere, su questo siamo anche un po' tutti d'accordo, per carità, però è una Juve un po' sottotono, questo sì, questo va detto, è una Juve un po' sottotono, perché ritmi abbastanza alti, mi sembrava anche un po' distratta. E poi un altro particolare strano, Massimiliano Allegri non ha fatto neanche un cambio in tutta la partita. Questa è una cosa strana, è già la seconda volta che la noto quest'anno, sia Gattuso per esempio contro il Milan, contro la Lazio, che ieri la Juventus. Sì, la Juve è veramente un po' sottotono anche nei suoi interpreti, eccetera eccetera. Particolare di cambi lo trovo una cosa. Massimiliano Allegri l'ha giustificato, perché poi dopo l'ha detto in conferenza stampa, ai microfoni di Radio Rai, ha detto che nel primo tempo si era giocato molto poco, ragion per cui era abbastanza comprensibile che dovesse fare questa scelta, insomma, dice la squadra era buona, stava bene in campo, non era stanca e quindi senza fare danni, onde rischiare magari di peggiorare la situazione, ho preferito lasciare la squadra così com'è, e alla fine i risultati gli hanno dato ragione, questo è vero. Va bene ragazzi, sai che facciamo? Noi andiamo a ascoltarci un'altra canzone e poi andremo a parlare di oggi pomeriggio, di oggi, della giornata di oggi, quello che ci attende, dove c'è il Napoli e c'è sicuramente la Roma, partita molto 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 delicata. Ok, allora vi lancio un vecchio classico, vecchio classico di Gianna Nannini. Allora ci sentiamo dopo, godetevi questa canzone. Se la sera non esci,
prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no. Vai volare in cantina, mi telefoni o no, mi telefoni o no. Chissà chi vincerà, poi se ti diverti non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu, ti telefono no, ti telefono no. Io non cedo per prima, mi telefoni o no, mi telefoni o no. Chissà chi vincerà. Soltanto un po' di più. Anche tu, io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei. Anche tu, ti telefono no, ti telefono no. Io non cedo per prima, mi telefono no, mi telefono no. Chissà chi vincerà. Eccoci qua. Oh ragazzi, certo che c'è una differenza, eh? Mamma mia, domenica giustamente non c'è in giro nessuno. Nessuno, vabbè che a quest'ora, diciamo, nelle stradine di campagna è difficile trovare qualcuno, questo è vero. Però fino adesso ho visto soltanto una persona che accompagnava il cane, diciamo, fare i suoi bisognini, penso.
Oggi sono partite molto interessanti. Innanzitutto ci sono due derby salvezza che sono due partite salvezza che sono sicuramente molto 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 interessanti. Una arriva a mezzogiorno e ci attende una partita particolarmente tesa e nervosa. Sì, perché a mezzogiorno già ci attende uno Spal Chievo che è tutto da ridere, insomma, in chiave salvezza. È chiaro che io ci vedo un pochino più favorita la Spal, attenzione, ma sono di quelle partite che diventano pressoché fondamentali per queste squadre. Questa è una cosa che più o meno sappiamo. È una partita che non so se riuscirò, se la vedrò, però sicuramente cercherò di sapere qualcosa, insomma. Poi proseguiamo con Frosinone Sassuolo, altra partita molto interessante. È chiaro che dopodiché tutta l'attenzione è chiaramente portata anche il derby toscano tra Fiorentina e Empoli, lo vedo sicuramente anche questa qui una partita. È chiaro che tutta l'attenzione è spostata alla sera, ovvero alle 18 tra Cagliari e Napoli. Vedremo se il Cagliari riuscirà a fermare il Napoli come ha fatto la settimana scorsa con una Roma che ormai sembra sempre più in crisi. E poi, a proposito di Roma, alle 8:30, subito dopo appunto, c'è Roma-Genoa, che è una partita che mi ricorda, se vogliamo dirla tutta, un po' quel famoso Roma-Cagliari quando in panchina c'era Zeman, che poi alla fine fu esonerato. Mi sembra una situazione abbastanza simile questa da parte dei giallorossi. Vedremo oggi da come risponderanno i giocatori, sapremo fino a che punto sono con l'allenatore oppure no, chiaramente, perché questa per la Roma diventa una partita pressoché delicata e decisiva, estremamente delicata, anche perché poi il quarto posto si allontana. Domenica prossima c'è lo scontro con la Juventus, che diciamo che ormai è un esito abbastanza scontato. Comunque prima c'è Cagliari, c'è questo Cagliari-Napoli, e il Napoli a Cagliari ha fatto sempre signore partite, meno male è riuscito quasi sempre a portare a casa i tre punti. Lo saprà fare anche quest'anno? Beh, chiaramente saremo a vedere. La cosa è chiaro che mi incuriosisce molto. Il Napoli tra l'altro quest'anno ci ha abituato a fare sempre un ampio turnover, e quindi grosso modo a non sapere che tipo di formazione farà giocare Carlo Ancelotti. Io credo però che noi vedremo il solito Napoli, un Napoli sul pezzo, un Napoli convinto. Anche il Napoli, la cocente delusione maturata in Champions League, vedremo come, in che modo poi la squadra reagirà. È vero però che è una situazione molto diversa, molto differente da quello che era per quanto riguarda l'Inter per ieri sera. Perché? Perché l'Inter è uscita in malo modo e poteva qualificarsi. Il Napoli è uscito quasi più per sfortuna che non altro, perché gli è capitato un girone più difficile, l'ha interpretato meglio dell'Inter, ha giocato a tratti molto bene, è stato veramente estremamente sfortunato. Vedremo come la squadra reagirà, perché la squadra può anche reagire paradossalmente in modo positivo, ovvero abbiamo dimostrato di essere forti, di potercela giocare contro il Paris Saint Germain, contro il Liverpool, abbiamo giocato alla pari. Alla fine siamo usciti quasi più per episodi, per sfortuna, che non altro, quindi vuol dire che siamo una squadra forte, una squadra importante, e quindi possiamo andare a vincere sui campi di chiunque. È vero però che ho quasi la sensazione che se anche l'Inter dovesse ricominciare a marciare, il Napoli pure, che tra un po' di giornate queste due squadre potranno essere pressoché un po' demotivate, per così dire, perché il primo posto non è raggiungibile, ormai hanno acquisito il secondo e terzo posto, che alla fine non cambia nulla. Se arrivi terzo, arrivi quarto, arrivi secondo, quello che conta sono quei posti di Champions League con gli introiti che ti porta a casa dei soldi, quindi mi sembra abbastanza logico e scontato. Insomma, vedremo questo Napoli. Invece per quanto riguarda la Roma è una cosa. La Roma vedremo in che modo reagirà la squadra, vedremo se riuscirà a vincere. Voi pensate che lo stesso Di Francesco è obbligato, se vuol giocare col suo modulo deve far giocare Schick. Schick sappiamo
che il giocatore che è diventato o che è, insomma. Pensate che ieri Stefano Carina del Messaggero ha fatto uscire un pezzo, una statistica veramente molto incredibile, ovvero Schick ha fatto più partite che non tiri verso lo specchio della porta. Cioè, provate un po' a immaginarvi che Schick ha fatto delle partite in pratica dove non ha mai tirato in porta. Quindi pensate un po' in questo momento della totale inutilità di Schick in questo momento. Quindi figuriamoci un po' come giocherà, boh, col falso 9. Parecchi rumors fanno capire questo, fanno capire che Di Francesco non ha più intenzione di dare spazio a Schick, che ormai io penso che sia un giocatore che non lo so cosa è successo. Però vedete ragazzi, quando uno ha una paura grossa o ha avuto un grave problema fisico, dopo è difficile riprendersi. Vi ricordate Cassano? Una volta che era diagnosticato ha dovuto operarsi il cuore, non è più tornato quello che era, per un motivo, un altro motivo, per la forma, per il carattere, tutto quello che volete, però Cassano non è tornato quello che era. Pensiamo anche a Castan, lo ricordate Castan che giocava nella Roma, appunto, dopo quell'operazione che ha fatto al cervello è pressoché sparito. Forse può darsi che per Schick sia la stessa situazione, magari i troppi problemi, la troppa paura lo stanno condizionando in questo un anno e mezzo di stagione. È vero però che c'è la Roma, guardate, nei prossimi giorni come sempre, no? Apriremo, soprattutto in settimana ne parleremo della campagna acquisti sbagliata, parleremo delle scelte di Francesco sbagliate, dell'essere troppo aziendalista, del tifo che non può nemmeno fare una contestazione allo stadio, perché poi c'è anche questo. Voi pensate che se per caso facessero una contestazione, fanno dei cori magari indecorosi contro la tifoseria e contro la dirigenza o contro il proprio presidente, prendono il daspo. Non si può neanche più contestare, tant'è vero che mi sa che oggi all'Olimpico ci saranno veramente pochissime anime. Fino a ieri erano stati venduti soltanto 3.000 biglietti. Voi pensate un po', una partita così di Serie A, 3.000 biglietti. Forse oggi ci saranno 20.000 persone, sarà ora che cola per le casse della Roma. Vedremo ragazzi, anche questa è una partita che chiaramente mi incuriosisce tanto, tanto, tanto. Ragazzi, siamo in chiusura, abbiamo fatto quasi un'ora di trasmissione. Nei prossimi giorni, da domani in poi, durante la settimana, la trasmissione cambierà un po' di tono. Cercherò di fare la trasmissione più divertente, anche mettendo musiche un pochino più movimentate, un po' più allegre, perché penso che il calcio sia bello raccontarlo con allegria, con quel pizzico di ironia e quel pizzico di simpatia che è la base di tutto, la base proprio della storia del calcio. Con questo è tutto, ripeto, io vi auguro una buona domenica, vi lascio andare dalle vostre famiglie, dai vostri fidanzati, dalle vostre fidanzate, dai vostri figli, dai vostri genitori, insomma, dai vostri cari, se non avete nessuno, dalle vostre televisioni, alle vostre partite, per così dire. E noi ci sentiamo domani, come sempre, su questi microfoni, dove a sportwebradio.it. Mi raccomando, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, un bacio alle nostre ascoltatrici, e noi ci sentiamo questo pezzo di Depeche Mode, un grandissimo classico, in chiusura. Ciao a tutti, a domani! Into my little world, painful to me, it's right.